FFP2 chirurgiche, lavabili, di stoffa, ci sono bianche, nere, colorate, griffate, sono molte le tipologie di mascherine oggi in commercio, ma ancora c'è tanta confusione in merito. Lei si sente sicura con le mascherine chirurgiche? Se l'altra persona la indossa, sì, mi sento sicura. In molti si chiedono se indossarne due possa offrire maggiore protezione. Il tema è dibattuto da tempo, ma negli ultimi giorni è tornato di attualità in seguito ad alcune dichiarazioni dell'immunologo Anthony Fauci sull'utilizzo della doppia mascherina. Sta portando due mascherine, come mai? Perché porto sotto quella che sicuramente è quella più sicura, sia per me che per le persone che mi circondano. Utilizza solo le FFP2? No, anche quest'altre lavabili. Lei che ha gli occhiali presta maggiore attenzione all'utilizzo e alla scelta della mascherina? Con questa è un po' un problema, proprio perché non filtra benissimo, l'aria entra e esce e quindi si appannano gli occhiali, è una cosa che odio. Hanno detto che c'è il trucco di metterle sovrapposti alla mascherina e probabilmente non si appannano. Chi porta gli occhiali deve assicurarsi di indossarli sopra la mascherina e non sotto la mascherina, per ovvie ragioni. È importante che la mascherina aderisca completamente al viso, attorno al naso. In Germania intanto le FFP2 sono diventate obbligatorie nei negozi, nei luoghi pubblici al chiuso e sui mezzi di trasporto. Ancora però ci sono delle difficoltà per arrivare al loro utilizzo da parte di tutta la popolazione a causa dell'approvvigionamento su larga scala e del loro costo, ben più caro delle mascherine chirurgiche. Non sono sempre alla portata di tutti. Mettere una FFP2 quando c'hai 8 ore di lavoro diventa comunque impegnativo, ecco. Per un utilizzo comunitario diciamo è sufficiente utilizzare la mascherina di stoffa, mentre è importante riservare e garantire un uso attento dei dispositivi con filtraggio superiore come le mascherine FFP2 nei contesti sanitari. Lei indossa una FFP3 addirittura? Sì, sempre questa perché è la più sicura e mi trovo benissimo, anche come respirazione.